Pensionati di tutto il mondo, unitevi! Io sono uscito, ancora mi fanno uscire. Non c'è stata la segregazione dell'ultra settantenne. Oh, si ammazzo, sto virus gli è andato proprio a fagiolo, Ci controllano meglio. E poi ha messo una paura. Nessuno si avvicina, tutti ti guardano storto. Ammazza, c'è un sospetto, però io sono andato all'osteria come faccio sempre, a debita distanza dal Zor Umberto ai Banchi Novi. Mi sono messo a sedere, c'avevo il mio bel mezzo litro, poi come si usa fa? A prima di bere, ho allungato la mano, volevo brindare, fare un brindisi con Agustarello. Mi sono alzato, vanno verso Agustarello, ho dato una capocciata contro il plexiglass, se ne ammazza, sto plexiglass. Con 2S3S si ammazza. E il Zor Umberto mi ha fatto: Azzolina, che bella figozza che te sei fatto. E beh, dico, con tutte queste paradie invisibili, trasparenti che hai messo, oh, si ammazza. Dopo ho preso mia nipote e sono andato in farmacia a comprarmi le pillole per la pressione con Vanessa, la piccoletta. Mentre stavo a parlare con la farmacista, no, così. Mi sono girato, ho visto che a mia nipote, la piccoletta, si era messa a giocare col bracciale dalla pressione e se l'era messa al collo. Dico, oh, se ne ammazza, ma che te vuoi impiccare? Con la pressione, ma te vuoi strozzare? Mi sono girato di scatto, panna aperta di lei. Ho dato un'altra capocciata, una paradia di plexiglass, se ne ammazza, lo che ci avevo delato. Dico alla farmacista, ci sono altre paradie invisibili e qui come mi muovo da una capocciata a sto plexiglass, se ne ammazzacco quante esse ve pare a voi. E ho detto, cioè no, stia attento, e mo lo di prima, mo lo dice adesso che devo stare attento. E mi sono avvicinato per pagare, gli ho detto, mi ha allungato il braccio per dargli i soldi, no? Dico, quant'è? Lei mi fa 1,50 euro. Allunga il braccio per dargli i soldi. Ah, ho dato un cazzotto al plexiglass che c'avevo di fronte. Gli ho detto, come faccio a pagarti? E lei mi ha detto, dal bucio. Come dal bucio? Sì, dal bucio che c'era di sotto. Dico, pure lei mi parli dal bucio, che io ho la mascherina. E il plexiglass si ammazza, non ci sento. Dice, mi paghi dal bucio? Cioè, come mi paga? Gli ho detto, dal bucio. Dice no, in contanti o con la carta? Che carta? Lei mi fa, perché non ce l'ha la carta? Perché mi serve la carta? Adesso non ho fatto niente. A casa c'ho la carta da parati. Dice no, la carta di credito. No, io voglio pagare in contanti. Va bene, mi trovo meglio. Dice no, se la facci, sa? Sempre dal bucio. Se la facci, se la facci. Perché fra poco con tanti saluti se ne ammazzava, gli ho detto io. Ho riaccompagnato mia nipote Vanessa a casa e sono andato in banca a vedere come si fa sta benedetta carta di credito. Che pure noi anziani pensionati di tutto il mondo, unitevi, resistete, combattete per il contante. Ecco, con tante belle cose se ne ammazzava. Già per entrare in banca è stata un'avventura. Perché sono entrato e sento una voce che mi fa: poggi il dito sull'apposito sito e guardi verso la telecamera. Io poggiate il dito e poi quello mi fa: si tolga la mascherina e guardi fisso verso la telecamera. Allora ho levato il dito, mi sono tirato giù la mascherina, rimetta il dito, e ho capito, e fammi fare una cosa per boh. Ho messo il dito, si è aperta la botola. Sono entrato dentro, c'è stato un inserviente che stava a sanificare. Mo si dice così, a sanificare. Prima non pulivano manco, si ammazzati. Mo te sanificano pure il bucio. Scusa Cesira, non lo dico la parolaccia. Mi moglie, non te sanificano tutto sotto le ascelle. Allora, io siccome sono allergica a sti cosi che spruzzano, ho cominciato a starnuti, a tossire, a starnuti. L'impiegata, come mi ha visto senza mascherina, ha strillato, dice: attenti, è pericoloso.
a scherzare, ma sono levata per riconoscimento facciale. Dice no, lei è un pericolo, sa, lei ci sta minacciando. Dico, oh, ma che mica c'ho una pistola, mica una rapina. Cioè sì, è una rapina a viso scoperto, a viso armato. Come armato? Perché è scoperto. Dico, io non c'ho la pistola, io c'ho l'allergia. Sto a... quello... dagli a sanificare immortale, si ammazza. Dico, me fa male. Dice, no, lei ci può fare una rapina. È già la terza che subiamo così, entrano senza mascherina e cioè, minacciano. Io ho detto, ammazza, che bella idea. Dico, non mi faccio ridare tutti i soldi dei interessi che mi hanno fregato e di commissioni possi, ma ammazza. Allora sono andato verso lo sportello per dire, guardi, come si fa a fare sta carta? Mi sono avvicinato, ho dato una capocciata, un'altra cosa dei plexiglass, ma ammazzali. Mentre tossivo, starnutivo, è arrivato un inserviente da dietro, mi ha preso una storta il braccio. Io dico, lasciami. Allora mi è venuta un'idea micidiale, mi sono girato di scatto e gli ho scatenato due volte in faccia. Tossito, starnuti, scappato via subito. Ho preso i soldi della pensione che mi aspettavano, gli spiccioli, e sono uscito tossendo, starnutendo, tutti i sensori tirati. Dico, ammazza, è bella idea. Però come sono uscito fuori dalla banca, c'erano schieramento di polizia pareante le firme americano, 7 pantere, 4 gazzelle, a finanza, mi hanno ammanettato. Dico, lasciatemi, sono un pensionato, ho superato i 70, pure in discesa, fossi una mazza. E dico, che state a fare? Ah, dice, perché lei è entrato senza mascherina, voleva fare una rapina. Io ho tossito, ma quelli omaccioni mi hanno tenuto l'hotel, già che adesso va de moda. Liberate quelli col 41 bis e arrestate noi anziani. Lui mi ha detto, abbia fede, e appunto, io ho detto, possi, ma ammazza, mi servivano i contanti. Dice, se deve fare la carta, la volevo fare, ma come faccio? Poi scusa, quando i miei nipoti gli casca il dentino, che gli metto sotto al bicchiere? La carta di credito, i contanti, mi hanno preso, mi hanno messo una mano in testa e mi hanno fatto entrare sotto la pantera della polizia e mi hanno portato al commissariato. Poi, visto che io stavo a inquinare tutto il commissariato, mi hanno mandato a casa, mo sto ai domiciliari. Possi, una ammazza, un'altra volta, anche col Covid, uguale. Pensionati tutti, il bando!